Eccomi, sono tornato nella mia postazione. Allora, dopo che avete fatto il caramello, che avete buttato l'acqua, come si vede nella prima parte, ottenete questo sciroppo qua. E così, ok? Questo sciroppo qua. Dovete, non avete pa non, non abbiate paura, quando mettete l'acqua si formano tutti dei pezzi, dei grumi. Dovete farlo andare un po' e si scioglie. Abbiamo una bella sostenuta e vi viene questo sciroppo qua. Dentro questo sciroppo qua ci mettete la panna con la fecola di patate, l'amido di mais, quello che avete. Ok? Prendete una frusta, sciogliete l'amido di mais dentro la fecola di patate, quello che avete dentro la panna, ok? Così. Ok, attenzione con i grumi, perché poi lo mettete in quel liquido lì che è caldissimo, perciò l'amido di mais si attiva immediatamente, perciò sgrumatelo bene subito. Ok? Fate attenzione a queste operazioni perché sono importanti i grumi, tutte queste robe qua, perché poi lo sgrumiamo a un certo punto. Ok? Prendete la panna con l'amido e la girate dentro qua. Così, senza paura. Ok? Così, vedi, già abbiamo la sembianza della caramella mou, quel colore lì classico della caramella mou, ok? E il profumo anche. Madonna, peccato che voi non potete sentire i profumi. Cazzi vostri. Ok. Adesso dobbiamo sciogliere dentro la colla di pesce, ok? Lo possiamo fare qua. E quando sciogliete la colla di pesce, due fogli sempre ben strizzati, ok? Qua c'è la colla di pesce, due fogli. Mi raccomando, quando la sciogliete, sempre sotto i 60 gradi, perché sennò non si attiva più dopo. Diventa un problema, ok? Sempre sotto i 60 gradi. Sennò si brucia e poi dopo perde il suo potere gelatinizzante, perde lucidità, perde un sacco di cose. Invece, siccome noi qua dobbiamo fare una glassa a specchio, la gelatina è uno di quegli ingredienti che dà la specchiatura poi alla nostra glassa, perciò se la bruciamo non ci serve più, abbiamo perso del tempo. Allora, una volta fatto questa operazione qua, io faccio anche questo per essere più sicuro di non trovare grumi, faccio anche così. Prendo questo, prendo un colino e faccio così. Faccio così, gli do anche una bella, per chi ha la possibilità, dategli anche una bella emulsionata, così siete sicuri che. A scanso di equivoci. Signore, qua siamo sicuri al 100% che non ci sono grumi, non ci sono pezzi di caramello, non ci sono pezzi di amido di mais che si sono ingrumati. Qua siamo sicuri che abbiamo una preparazione liscia, liscia e che diventerà liscia proprio come uno specchio, ok? Va bene, signori, nelle prossime puntate, cioè fra poco, domani, facciamo la glassatura dei nostri dolcetti, quelli rotondi a forma di zucca, ok? Ciao!